Trend. Sì, c'è ancora qualcuno, c'è ancora qualche buon pasticcere in giro, però diciamo che inizia a mancare un po' la formazione di questo lavoro. Perché mio figlio è andato sempre a fare corsi di aggiornamento da tutte le parti e quindi ci siamo un po' rinnovati. Allora, sono circa 40 anni che facciamo questo lavoro. Si iniziò io e mio marito e poi i figli sono venuti dietro. Si andò a fare la stagione al mare, a Castinella Pescaia, e ci venne questa spinta. A scuola non mi piaceva tanto andare a scuola. In pratica mio papà e mamma, stanchi di vedermi vagabondare, mi hanno detto o la scuola o la pasticceria. In realtà la storia è nata così. Mio babbo, quando aveva 15-16 anni, faceva il pizzaiolo alla Parolaccia a Roma. Poi ha iniziato a lavorare da un panettiere e poi così è passata la pasticceria. Allora, la mia giornata inizia alle 4:30 del mattino e proseguendo fino all'incirca alle 2-3 del pomeriggio. Inforniamo cornetti, friggiamo bomboloni, pasta sfoglia e poi iniziamo con la lavorazione tutto delle paste fresche della pasticceria Mignone. Ma sì, niente, ci stiamo già anticipando come sempre alla Pasqua. Sì, per fare delle uova esistono questi stampi in policarbonato dove ci coliamo il cioccolato e andiamo a formare i gusci, due gusci, per mettere il regalo dentro l'uovo. Lo andiamo a mettere dentro questo stampo, prima facciamo la forma dell'uovo, mettiamo il regalo e lo accoppiamo. Riusciamo a vendere, ma dipende, tra uova di Pasqua e soggetti pasquali, come può essere un esempio questo funghetto, ma all'incirca dalle 70-80 pezzi. Il cioccolato si può scegliere in base alla percentuale di cacao che vogliamo, partiamo da un 55%, possiamo arrivare fino a un 90. Abbiamo fatto una cosa veloce, abbiamo messo in frigorifero l'uovo. Sì, per cristallizzare il cioccolato e sformarlo dallo stampo. Ho capito. Poi in pratica mi metto qui con tutti i miei stampi e uno a uno o li decoriamo con varie scritte che vengono richieste oppure li confezioniamo con della stoffa, fiocchi, fiori. Vi aspettiamo per le colombe, per le uova di Pasqua, alla pasticceria Alex in via del Monte Ovest 22 in piazza Vittorio Emanuele a Bientina. La pasticceria più buona è quella di Alex Bar. Free Trend.